Ivana, Elena e Lucio. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora, lo vedo, è lui ed è come se fosse, come se avesse le braccia da braccio di ferro, che quindi i muscoli esagerati, e gira velocissimo su se stesso con il pugno alzato, ok? Così. E mentre gira prende a pugni tutte le interferenze che cercano di avvicinarsi. Quindi è come se lui sta fermo, le interferenze lo interferiscono. Se lui gira, riesce a prenderle a pugni. Ti dà l'autorizzazione, Ivan? Ok. Prima di iniziare, causa esoterica di questa mia immagine a scatti. C'è un'interferenza che cerca di impedirti il lavoro sul computer. È stata attivata, cioè Chi è? cercano di attivarla. Non mi dire la signora Matta. Sì. La signora Matta. Sì, non è che riesce, però Vabbè, non via la riesce. signora Matta. Portale dell'oblio Taglia. dove deve andare. Tagliato, via. Si tenga le sue ricerche folli e il suo piccolo stuolo di persone che la adorano. A me non interessa più. Apre un altro portale, butta fuori tutto. Pace e bene, pace e È molto simpatico Ivan, poi è anche un cantante, è vero. Sì, continuiamo? Sì. Cosa vuole fare Ivan? Vuole iniziare questo viaggio? Assolutamente sì. Dirò, arriva, di fronte a me mi sta venendo incontro e ha preso per la collottola dietro due sue interferenze e me le sta portando. Vediamo subito la rabbia di Ivan, dove sta? Leonide, c'è un leone. Vediamole tutte le entità mentali, eteriche. Allora, c'è una mantide. Un grigio, c'è un leonide e c'è un'interferenza che però non lo interferisce più del secondo universo e c'è un demone che diciamo è sull'uscio. Ok, come se fosse in attesa di poter interferire Ivan nuovamente. Ok, io lo vedo, questo demone lo vedo collegato comunque al suo entourage familiare. Chi? Chiamiamoli nel cinema. La famiglia d'origine. Allora è partito da Scusa, ho sbattuto la testa e quello ride, cioè, non lo so.
Allora, Bello che ridiamo davanti a un demone, no? Invece di essere tutti no. iniziare una novena di quelle potenti, no? No, ce ne sbattiamo il cazzo, ce ne sbattiamo il ciuffolo e ci ridiamo sopra. Allora, parte dalla violenza nella scuola. Vedo che la violenza non è stata fatta solo a lui, ma quello che vedo è anche al fratello, l'ho già visto prima. E poi è come se questo demone si fosse agganciato alla casa di origine e mantiene i genitori con una vibrazione bassa, quindi diciamo tendenzialmente di umore basso, forse più la mamma. Cosa qua. Ma c'è un fatto che ha scatenato questa cosa? Allora, non so da dove viene, vedo che a monte potrei dire quando Ivan e suo fratello erano piccoli, c'è stato un contrasto dei suoi genitori con qualcuno, potrei dire del vicinato o del paese. Questa energia nelle altre persone si è caricata e ha interferito poi quando loro sono andati a scuola. Nel senso, un evento è come se queste persone hanno caricato l'odio ed è stato trasmesso a livello energetico a livello energetico sono riusciti poi a scaricarlo su loro due. Ecco. Chiamiamo il fratello e i genitori in cinema. Come si presenta il fratello? Allora, il fratello si presenta con a questa Allora, si presenta così, allora è in quarta fila, cerca di prestare attenzione a quello che vede nel cinema, ok? Ma appena riesce a uscire, diciamo, a collegarsi all'esterno, viene ritrascinato all'interno bruscamente. Quindi Come continua a collegarsi uscire. all'esterno, in che senso? Nel senso, appena cerca con la mente di prestare attenzione all'esterno, viene trascinato bruscamente di nuovo al suo interno. Cioè, come se venisse. Allora, Al quello che mi fa proprio interno vedere. o al terreno del cinema? No, al proprio No, al interno. proprio interno. Mi fa vedere che vede il film esterno e lo vede con sfondo bianco e poi viene trascinato nel suo film interno che lo vede con sfondo grigio. Ok, Continua. viene nel cinema. Riesce Sì. a vedere lo schermo del cinema. Vabbè, intermittenza. meglio di niente. Infatti, perché lui Chiamo una VIP. vuole, cioè ci mette Chiamo tutta una la VIP. tutta l'intenzione. Sì, adesso è come se riuscisse a stare un po' in tutte e due, quindi riesce a prendere più informazioni. Sui genitori, sì, ci sono e discutono tra loro. Però
per cose loro. Cioè, mi sembrano molto simili, sai, i due, cosa, come, non mi ricordo come si chiamano, quei due elfi, penso, in Alice del Paese delle Un Meraviglie. No, sei stato cappellaio tu, non sono matto. stato io. Ah no, ok, un Ecco, pingo pongo, una roba così. Va bene, quei nel quelli. cinema non si viene a fare bagarre, si viene a parlare e a capire le cose per se stessi. Non si viene per altri, non si viene per litigare, non si viene per influenzare, non si viene per controllare, si viene per prendere informazioni. Che ci sia qualcuno o non ci sia nessuno, non importa. Si viene per se stessi per prendere informazioni, se no fuori, anche a calci in culo. Ok, sì, quindi la mamma è andata dalla parte opposta, così non discutono, si è spostata lei. Vibrazione di Ivan. Miliardi. Consapevolezza. 132. PS. 43. Vite precedenti. 1687. Cervello. 9.2. Progetto. Volanteria. Cioè? Cioè, vedo che vengono portati persone come lui, anche lui, e ci sono altre persone, vengono portati, lui fida un bambino, vengono portati in questo luogo dove vengono, come se avessero, viene messo tipo uno strato superiore. Sì, può essere un vestito, una veste, ok? E poi vengono appesi a questo filo dalle spalline, ok? E poi scorrono, appesi a questo filo che scorre, questo filo continua a girare, quindi loro passano prima attraverso uno scanner, poi attraverso un macchinario che manda delle vibrazioni, delle informazioni come loro vogliono, poi in un altro dove viene assorbita la loro energia e quindi questo fanno durante le abduction. E volanteria perché vedi proprio che è come se, cioè sono proprio, volano come se fossero dei lenzuoli, quindi si muovono in questa maniera, appesi lì. Entità eteriche. Allora, sì, c'è il Leonide, poi c'era una mantide, un grigio, quel demone là in fondo. Due, no? Demoni. Sì, quei due demoni là, quelli della fa, que sì, legati, diciamo, alla casa. ETL? Tre. Entità mentali. Allora, ce ne sono tre. Una di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. Allora, quella di livello 2, sì, ok. Allora, quella di livello 2 è, diciamo, fa sì che lui, non so come, è una sorta di. Lo rende un po' confuso, ma non perché sia confuso, ma perché è come se gli mettesse davanti tutte le opzioni allo stesso livello. Ok, come se lui non potesse sceglierne una in particolare. Ecco. Ok, quindi è come se gli togliesse la scelta. Quindi ci sono tutte, e quindi è come se lui ogni tanto vada una all'altra perché non ce n'è una che è migliore dell'altra.
non riesce a discernere, a focalizzarsi. Poi c'è quella di livello 3 che potrei dire questo fa sì che lui abbia un po' questa abbia la necessità, ok, di cercare, mi viene da dire, la vibrazione con le persone intorno. Possiamo è l'entità mentale che fa sì che lui si dispiaccia più del dovuto per gli altri, ecco. Ok, quindi devi vibrare come gli altri che ha intorno, mi viene da dire Si così. adatta, è empatico, molto Ecco, empatico. sì. E l'entità 5 è questa rabbia. La rabbia che è come se venisse sovrastato a volte dalla situazione e quindi l'unico modo è farsi valere con la sua rabbia perché ha visto che come strumento è quello che è efficace. Questa entità mentale le fa proprio agire nella rabbia, facendogli credere appunto che sia lo strumento efficace, facendogli credere che con gli altri strumenti lui non è in grado di proteggere il suo spazio, il suo territorio, la sua area di azione. Ok, impianti. C'è un impianto mentale che è un cerchio che poi, da cui esce una fontana di impulsi elettrici. Okay? Quando è spento sembra semplicemente un cerchio, e in realtà poi quando vogliono le entità mentali fanno uscire degli impulsi elettrici ben precisi, che sono quelli che poi mandano i pensieri. Utili a loro per indirizzare Ivan dove è meglio funzionare per loro. Ecco. Poi, eterici. A2, non so. Ci sono queste due tipo bacchette che corrispondono, sono sopra alle falangi dei dita medie. Delle due mani, quindi tutte e due le mani. Poi c'è a livello più o meno tra la spalla e la clavicola, circa di tutte e due le parti c'è è una specie di come se fosse un gancio che è dove poi viene anche agganciato durante le abduction. Ok, e ha le stesse due placche che ha sulle dita qua, ce le ha anche sulle terze dita dei piedi, due piedi, destra e sinistra. Poi ha a livello delle crestellette, cerchi, tondini, due dischetti. È messo in verticale, quindi come se fossero appoggiati così e anche sulle rotule. Va bene. Causa esoterica del suo smettere di fumare. Allora, è la sua PS che è riuscita in quell'occasione, come altre volte, a parlare con lui, cioè quindi a comunicare e a accendergli la lampadina che qualcosa non quadrava, ok, all'esterno nella Matrix, e quindi a far sì che lui prendesse una strada diversa, un po' più diciamo diversa dalla media in quell'occasione lì, ok, quindi ha risvegliato la sua esigenza di lavorare sulla sua parte energetica.
Per aprire appunto, direi per andare a vedere, conoscere appunto le sue parti energetiche. E quindi gli ha smesso di fumare e è diventato vegetariano come prima cosa. Poi approfondendo vedo che ha cercato delle, in quel momento lì cercava delle, degli aiuti esterni ancora, ok? Quindi un appoggio esterno a sé. Quindi Smettere di fumare e cambiare la dieta. sì. Esatto, e anche no, che è andato a farsi leggere l'aura, dove gli hanno fatto anche il trattamento Reiki. Ed è lo stesso motivo per cui ho iniziato a seguire Q. Ok, quindi tutta questa cosa qua. Cercare aiuto. Sì, all'esterno, per sviluppare la sua parte energetica, le sue parti, i suoi corpi energetici, ecco, per conoscerli. Sentirli, ecco. Ok, lui segue i messaggi di Q. Q è una persona. No, allora Q mi era già apparso una volta così, però adesso vado a vederlo più chiaramente. Vedo che Q è, mi viene da dire, un gruppo di persone molto specializzate in questo, nel senso che si sono molto affinati in questa cosa. Rivedo in seguito al allora mi è arrivata l'immagine di Madonna Kennedy. Ok. E dopo un po' di anni, io potrei dire un 10-15 anni, è stato creato questo gruppo di persone che forse nel frattempo si sono, potrei dire, informate e formate, ok, con l'aiuto della famiglia Kennedy, ok, per portare avanti la verità. La vedo molto legata, la vedo in qualche modo legata alla. A tutta la parte della legge dell'ammiragliato e tutta questa cosa qua. Vedo un filo che arriva da lì. Poi dopo vedo in parallelo come se Trump si fosse agganciato. Ok, fa quello che è stato iniziato dalla famiglia Kennedy, mi viene da dire vedendo così. Come diciamo, Tu lo sai, lo vedi. no, lo vedo, non no, ti dico quello che vedo adesso, ok? E lo vedo a cangiare, fa quello che la famiglia Kennedy ha iniziato e lo fa sulla stessa linea, ok? Perché va, diciamo, esattamente nella direzione dove lui vuole andare per, diciamo, il suo obiettivo. Quello che vedo è che il suo obiettivo, che è molto, potrei dire, egoistico, nel senso che sono i suoi interessi, ma non si scontrano con gli interessi delle persone. Ecco, e quindi vedo Quindi questo. lui vuole il bene delle persone. Non è che gliene frega del bene delle persone, ma non gli interessa il male, perché non è quello che gli serve. Ecco, potrei dire così. È orientato alla verità. A tutta la verità che riguarda il Deep State. Ok, adesso non so se queste cose siano vere. Tuttavia, sembra che si stia muovendo qualcosa. Così, d'amblè, visto che ne parlavamo prima, percentuale di cinivaccati nel mondo reale. 81. Europa. 73. Italia. 85. Italia del Sud. 96.
Paese meno cinivaccato, due o tre esempi, come si vuole, come In vuole. Italia o in Nel generale? mondo, nel mondo. Allora, c'è un paese in mezzo all'Africa, mezzo in mezzo. Mi viene Zimbabwe, però non so. Islanda, una parte dell'Islanda. È qualcosa nell'Asia, tra l'Asia e allora, Russia, poi uno degli ultimi paesi slavi, cioè, come si chiama il paesino lì? Bulgaria, Estonia, No, Lettonia, più in là, questi qua. Vabbè. esatto, dopo la Lettonia c'è una cosa piccolina là, vabbè. Quello più cinivaccato? Stati Uniti. Secondo posto? Italia, Francia, Australia, e poi gli altri seguire Germania, Argentina, Cile. Va bene, la vita di Ivan è stata dominata dalla rabbia, dati di bullismo e anche violenza sessuale da parte di ragazzi poco più grandi di lui. Causa esoterica. Oggi è un uomo affermato, ha una compagna, ha un ottimo lavoro, quindi se vogliamo l'ha superata o è quello che è grazie a quell'esperienza. Allora, la causa esoterica è appunto un gancio che ho visto quando lui e suo fratello erano bambini. Ecco, adesso mi appare più chiaro. Hanno avuto qualcosa, un episodio con una famiglia, mi viene a dire una famiglia di origine, degli Zingari, una cosa così, che viveva in quel modo lì. Così, no, nomadi, eh? Hanno fatto una legatura. Cioè, in eterico vedo proprio come se fosse un cavo metallico con un filo che va intorno, fanno un nodo e da lì vengono fuori delle spine in eterico. Legato da lì fino alla scuola. Nome ha questo legame per Ivan? Le spine, direi le spine del dolore, mi viene da dire. Paragonato a una, cioè quello che vedo che ha fatto su di lui e su l'effetto che ha avuto su di lui e suo fratello è un dolore che rimane dentro, paragonabile ad una tortura. Il fratello si è mosso dalla posizione in cui si muoveva prima, si trovava prima. No, è seduto lì. Però è molto sensibile a quello che sta seguendo, ha delle reazioni fisiche tipo delle forti scosse di tremore quando sente il collegamento con lui. Ma è nel cinema che fa adesso rispetto a prima, le stesse cose? È lì fermo, ha trovato un certo equilibrio per riuscire a seguire in parte quello che sta vedendo. Ma. Non ha più questi scatti di separazione tra l'esterno e l'interno, ma riesce a fluttuare tra tutti e due. Diciamo che ha trovato questo momentaneo equilibrio. Mi viene da dire. Va bene, affrontiamo il discorso della compagna, la compagna da cui ha avuto una figlia.
quella che pensava essere la compagna della sua vita, una grande analogia animica, con l'era influenza si è cinivaccata, ha perso la testa. Che è successo? Causa esoterica, e vediamo se è una fiamma o altro. Allora, erano anime affini di quinto livello, molto vicini alla fiamma superior, quindi con la S. E adesso? Adesso è tornata giù, lei è tornata giù. Col Cinivac vedo una parte della sua anima, 2/3, potrei dire che è staccata, rimane vicino, ma è come vedo sempre, come se avesse un bordo di separazione col resto. È di un colore grigio opaco, quasi come se ci fosse un velo sopra che copre, ok, che non fa vedere, che non la fa comunicare, ed è scesa di grado e siamo a anime affine di livello 2. Esiste la vera fiamma di Ivan? Allora, ce ne sono di grezze, diciamo che lui è ancora appunto coinvolto qua, quindi non ne sta creando un'altra, però ce ne sono di grezze, 4. La più vicina? Sì, Nord Italia, mi viene da dire, sì, così è, potenziale. Dove? Nord-est, nord-ovest, centro-nord. Nord-ovest. Sì, quasi vicino alla Francia, potrebbe essere Val d'Aosta. Conosce altre lingue, cioè l'italiano, potrei dire italiano, inglese, tedesco e francese, lavora con le lingue. Potrebbe essere. Così, adesso quella più vicina e vi do anche l'immagine, volendo, però. E va bene, veniamo alla seduta spiritica. Causa esoterica della seduta spiritica ed effetti della seduta. Ecco, quello è stato lo strumento per far sì che il filo avesse effetto concreto nella Matrix. Non ha avuto effetto lì, se non l'aggancio appunto con il filo, con la famiglia. Cioè da lui poi sulla famiglia sono riusciti ad agganciare tutto. Catechismo e preghiere, stessa domanda. Beh, vedo che lui ha sempre avuto abbastanza un rifiuto, quindi questo ha fatto sì di non avere un'interferenza precisa, ok, ma semplicemente di avere un abbassamento energetico perché gli veniva succhiata l'energia quando era lì. Ma il suo rifiuto, vedo che ha avuto un rifiuto, cioè proprio odiava questa cosa, era obbligato, ma ci andava proprio con rigetto, quindi questa cosa ha fatto sì di non essere interferito, di non cadere nella trappola della dipendenza, no? Dalla religione, e quindi questo, diciamo, in parte l'ha salvato perché ha fatto solo l'effetto di avere un calo energetico, ecco, gli veniva solo presa dell'energia quando era lì nella situazione, Perché ecco. pestaggi e non altro? Ah no, beh, è come se un po'
Allora, un po' lo vedo come di solito rivedo nella parte del, cioè legato alla violenza sessuale, spesso vedo anche un'esigenza di, Dominazione. esatto, di dominazione sull'altra persona e quindi il fatto, a quell'età probabilmente, ma poi potrebbe, cioè a quell'età, siccome sono molto simili, il fatto di, diciamo, proprio pestaggi fa sì che si possa creare una differenza tra coetanei, no? Quindi io ti faccio vedere che posso picchiarti se non fai quello che ti chiedo e quindi creo l'essere mio superiore. Ok, magari poi tra adulti non sempre c'è la necessità dei pestaggi perché la persona si sente già superiore. Ecco, vedo questa cosa qua. Se non si sente superiore, c'è anche la violenza proprio di pestaggi. Lo vedo molto legata la cosa, sì, la dominazione in tutti i sensi. Causa esoterica di piccoli episodi di epilessia. Saltuari episodi di epilessia. No, lo vedo più potrei chiamarlo passaggio di boa, per Il giro alcune di boa. giro di boa, sì, per alcune attivazioni, alcuni suoi come si dice? Aspetta, diciamo esperienze nella Matrix, ok, che hanno attivato delle parti emotive, ok, che hanno attivato dei sintomi, e nella fase di, diciamo, l'ultima fase di scioglimento di queste esperienze, ok, quindi che sfogavano, tra virgolette, si manifestavano attraverso il fisico, ok, la parte finale, come giro di boa c'è questa piccola crisi epilettica, ok? Sono tutte parti, diciamo, legate all'attivazione della corteccia cerebrale, vedo proprio Che modo? Cos'è la crisi epilettica? la crisi epilettica è una fase improvvisa di passaggio da vagotonia a simpaticotonia tutto d'un colpo, ok? Quindi c'è la Spiegaci. fisica. Sì, allora, in una fase di risoluzione, quando soprattutto hai i sintomi, ok? Il corpo per diciamo riportare, ricercare la fisiologia normale, attiva tutti dei meccanismi chimici metabolici e mantiene il corpo in vagotonia, quindi c'è un abbassamento dell'adrenalina, ci si sente più stanchi, il metabolismo è più lento, hai sonno, ok? E c'è un richiamo di sostanze che servono per ricostruire il tessuto in una prima fase di risoluzione. Poi c'è il passaggio tra la prima fase di risoluzione e la seconda, che è la crisi epilettica nel caso della corteccia cerebrale, okay, dove c'è un repentino passaggio da una fase di vagotonia, quindi adrenalina molto bassa, okay, a un improvviso passaggio a simpaticotonia, dove c'è un aumento improvviso di adrenalina, quindi come se ti svegliassi di colpo. Quindi hai una fisiologia opposta tutto d'un colpo, ok? Per qualche istante, per poi tornare di nuovo a una fase vagotonica di fine di risoluzione. In quel momento lì c'è la crisi epilettica per quanto riguarda la corteccia, soprattutto per sì, per delle parti specifiche, vabbè, e quindi c'è come se ci fosse un istante, degli istanti dove il cervello ha bisogno di resettarsi, ok? Quindi proprio il passaggio di boa, e quindi c'è un momento dove c'è una piccola assenza e dove c'è proprio un questi l'attivazione dei neuroni.
improvvisa e quindi ci sono questi scatti, questi movimenti dei muscoli per poi andare di nuovo in una fase di vagotonia. Al di là di quelle che si ricorda lui, quante ne ha avute nella vita? Beh, tendenzialmente lui attiva molto la corteccia, quindi direi una cinquantina, ma anche microscopiche che magari non si accorge, proprio come dicevamo, sì. Abduction, stessa domanda, quante ne ha avute? Allora, adesso ne ha più o meno tre al mese. Finora ne ha avute 578 in tutto. Ci sono stati degli anni, dei momenti dove ne aveva raramente e invece ci sono degli anni, direi tra gli 8 e i 20 anni, dove li aveva molto spesso. Era come se lì dovevano, c'era tutto quel momento di resettare tutto. Quella volta che vede in casa e vede nella sua stanza, nella sua camera da letto, un uomo in piedi, che succede? Sì, allora, un'interferenza che era arrivato a prenderlo per fargli un abduction, ok? Lui si è svegliato in quel momento e è come se, vedo che è come se si fosse rappresentato come l'immagine che mi viene è un uomo che è molto simile a uno spaventapasseri. E chi è? In realtà c'è dietro un falconiforme. Ma era un'abduction quella. Sì. Il numero? 83. E adesso è la numero? 571. Portale aureo. Zia materna morta suicida. Beata, sì. Come la vedi? Allora, vedo che continua a fare quel gesto lì di morte, continua a seguire la voce che l'ha portata a quel gesto di morte, a ripetizione. È bloccata in un Sì, è loop. come se lei vedesse qualcuno, sentisse qualcuno in cima a una scala che gli dice di andare in quella direzione lì. Ok, va bene. Vediamo se da sola trova la Vic. Mettiamogliela dentro un labirinto, vediamo se la trova da sola. Sì, però per trovarla, cioè, se lei, se noi la mettiamo davanti al labirinto, non la trova. Quando inizia a fare dei gradini per andare verso quella voce, a metà scala vede che nel labirinto c'è la Vic e quindi la trova. Ok, ora che l'ha trovata la vuole assumere. Prego. Così vediamo se si libera da sola di questa interferenza che non mi interessa neanche sapere che Infatti, natura è. esatto. E se si libera di questo loop. Sì, Si la libera. presa si è liberata, sì.
ha visto proprio cosa stava succedendo, la sua esperienza. Ah sì. Fatto. Ti dico qual è l'informazione che ha preso. Allora, ha visto che diciamo, si è boicottata la vita da sola, nel senso che non si è permessa di vivere la sua vita, proprio perché andava da una linea temporale all'altra, sì, ok, parallele sue, e però cosa è successo? Che una sua interferenza usava il suo spostarsi da una linea temporale all'altra per interferirla, cioè ha fatto sì che un'interferenza la portasse a diciamo delirare. Non so se riesco a spiegare quello che vivo, Vabbè, è la cioè come sua, se è il suo le percorso. sì, però quello che lei ha visto è che si è fatta, cioè non è riuscita a superare le sue interferenze e viversi la vita, quindi come se avesse buttato via la vita. Tu Ivan la conoscevi, sì. Ok, in maniera approfondita, no. Così, vabbè, per quello che può essere, chiediamole di lasciare un messaggio a sia Ivan, sia a sua madre, quindi la sorella. Era la sorella, no? Sì. Ok. Lo abbraccia e lo ringrazia infinitamente perché dandogli questa opportunità per lei è tanta, tante cose, è tanta roba perché è un'informazione molto fondamentale per la sua crescita evolutiva. Lo ringrazia proprio, è proprio molto contenta, lo abbraccia forte. Ok, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Ivan. La zia è sempre lì, con gli amici, amici degli amici. Vediamo quanti si presentano. Siamo arrivati a 16.004. 138 i parenti e poi si sono moltiplicati a 16.004. Ottimo, tutti nel portale aureo. La zia ha lasciato il suo messaggio nel portale aureo. Definito da portale aureo, definito dalla sorgente come? Ripetiamolo. Allora, una tappa fondamentale per la nostra evoluzione consapevolezza, fa parte del gioco, è un pezzo fondamentale, è un passaggio che cioè, si fa spesso, è fondamentale. Okay. È più importante di creare e co-creare? Assolutamente sì. È più importante di Lux Fero? Assolutamente sì. Poi scusami, spiegami che scoperta è Lux Fero, portatore di luce. Ambe? Una ripetizione, no? È una nozione basilare di un archetipo. Sì, Quasi sempre l'abbiamo trovato nel secondo universo, questo Lux Fero, assolutamente sì. portatore di luce, la ragione. Boh. Beati saranno quelli che la seguono, la cretina. Grazie loro. Va bene, non dire parolacce. Va bene, che si fa? Ivan, cosa vuole fare? Catechismo e preghiera hanno avuto degli effetti su Ivan e la sua Sì, situazione a parte energetica? prendevano solo energia, basta, come abbiamo visto prima. Sì, basta, no, non ci sono state interferenze perché lui, appunto, come dicevo prima, sentiva già una. Già non, le odiava già, andava per forza, quindi era già molto restio.
non gli era affine, e quindi questa cosa ha fatto sì che non lo interferissero direttamente, ma che prendessero la sua energia quando partecipava a cose religiose. Stessa domanda sulle sedute spiritiche, al di là di tutto è stata solo una sottrazione di energia. Lì c'è stato appunto l'aggancio con l'interferenza dei demoni. Come sempre capita. Infatti. Causa esoterica dei numeri doppi, soprattutto letti nelle ore, le 12:12, le 17:17 e così via. Sto guardando, se vuole. Sì, posso affermare che assolutamente, come in altri casi che conosco, la PS che ti dice ok, così sei sulla strada giusta, siamo d'accordo, no? Qualcuno dice dentro come dentro, fuori come fuori dentro. Cioè siamo, la PS comunica, è sincronizzata con. Quindi è la PS in questo caso Sì, di Ivan. Ivan, sì. Quando lui ha deciso di fare una sessione, è arrivato un numero doppio di lì a poco? O prima di decidere? Allora, quando si è detto dentro, ok, voglio fare la sessione. C'era un numero doppio. Forse adesso non so, forse anche nelle mail, in qualche mail, come orario di invio o Ah, data. le andrei a vedere, vai a vederle. Bene, cosa vuole fare Ivan? Beh, vuole andare a togliere tutto. Andiamo a vedere com'è il suo cluster, anzi, lo vado a vedere lui, ci accompagna e vediamo come lo vede. Sì, allora, appare come se fosse. Allora, si entra in questo posto. Aspetta che c'è l'eco. Ok, si entra in questo posto e il suo cluster all'interno appare come se fosse una montagna in miniatura, quindi si vede la cresta di una montagna in miniatura, e sopra questa montagna ci sono tutti i suoi contratti che appaiono come direi una parte di roccia della montagna che sporge, quindi ogni vita è una sporgenza della roccia. Li vuole tenere? Che vuole No, fare? certo, no, È tutto. assolutamente no. Questa fase è sempre più veloce, sempre più risolutiva, sempre più semplice. Finché magari un giorno arriveremo a vederla già fatta. Dobbiamo solo verificare che è stata fatta. Ok. Arriverà questo giorno? Sì, ci vuole ancora un po' perché le persone non sono ancora pronte in generale. Con qualcuno può essere. Con qualcuno sì, potrebbe già essere. Via tutti i contratti, mettiamo qui una Deternum, creazione pura. Sì, è arrivata sua figlia dietro di lui, dietro di fianco più o meno. E adesso ne sta facendo uno uguale al suo, se lo sta facendo anche lei. Ottimo. Avatar. Sì,
Sì, ha già aperto il portale definitivo, lo sta già prendendo e sta buttando via dentro il portale definitivo. Anche qui un ad eternum. Fatto. Benissimo. Volanteria esiste ancora il progetto? Interferenze eteriche. L'amante del Leonide. Le due entità demoni del secondo universo e tre IDL. No. Impianti e tre entità mentali. 3, 5 e 7. C'è un nuovo progetto, No. anche di serie di abduction, di nuovi esperimenti, perché magari non c'è più vecchio, ma c'è uno nuovo. No, con le condizioni di ora. Assolutamente no, lo vedo con davanti tutto libero. E lui è su un. Diciamo, come se fosse su una piattaforma bianca che rappresenta le infinite possibilità. Ok, ed è pulito, cioè non c'è nessun programma, c'è solo il qui e ora e il muoversi in accordo con la sua PS in questo momento. Nuova vibrazione. Duecentotrentacinque miliardi. Nuova consapevolezza. 184. PS. 68. Vite precedenti. Novecentottantanove. Però, cervello, beh, un po' meno della metà. 9.7. Messaggio finale di Ivan a Ivan. Fai molta attenzione a prenderti sempre cura del tuo spazio, del tuo spazio d'azione, del tuo spazio vitale. Devi vibrare sempre in sintonia con te, non farti invadere dalle vibrazioni altrui, dalle vite altrui e non farti trascinare nel loro campo vitale. Questo è, diciamo, l'obiettivo a breve termine, finché avrai imparato a non confondere gli spazi vitali. Altro. Sì, gli esercizi che tu fai a livello energetico che hai imparato a fare, falli i tuoi. Cioè, quello che vuole dire la PS è non ripeterli con l'energia di chi te lo insegna di chi te l'ha insegnato dall'esterno, ok? Ma ora che conosci in parte il tuo campo energetico, fai degli esercizi che siano consoni con te. Se vuoi, utilizza i numeri doppi per avere conferma che sei sulla strada giusta. Va bene, esteticamente, cioè, vedendolo in eterico come lo vedi, Ivan? Lo vedo in eterico con le condizioni del qui e ora, di questo momento, è molto
padrone dei suoi strumenti energetici e del suo campo energetico. Quindi vedo lui, vedo questa figura potente e vedo che è molto omogeneo col suo campo che si espande parecchio. Ok, e lo vedo davanti con questo suo spazio bianco, tipo questa piattaforma bianca che sono le infinite possibilità, molto sincronico con questa piattaforma, quindi le sue vibrazioni possono andare in accordo benissimo con le infinite possibilità e quindi scegliere quella che vibra come lui. Ottimo. Con queste nuove condizioni ci saranno altri Blackshon? No, se sta attento al suo spazio vitale, no. Altri numeri doppi? Sì, quelli può continuare a utilizzarlo come strumento di indicazione, diciamo, comunicazione con la sua PS. Sì, senza diventarci pazzo, nel No, senso no, che a no, no. volte vuol dire soltanto così, ricordati che ci sono anche io, cioè, voglio dire. Ecco, boh, Non bisogna esatto. diventare dipendenti, perché molti No, perché se no è cercano. sempre uno strumento esterno, poi ti agganci Sì, si sempre all'esterno. abbandonano all'ego, no? Io sono speciale perché vedo i numeri doppi, tu No. no, no? Tu non li vedi, quindi non sei speciale. E quindi inizi, insomma, a lavorare di ego. Ok, avrai ancora episodi di epilessia? Non deve vedere come epilessia. Secondo me, se succederanno, si accorgerà, saranno molto più brevi e meno intensi. E poi si deve ricordare che è proprio una ricostruzione della fisiologia normale, un passaggio momentaneo, proprio istantaneo. Quindi meno si spaventerà e meno forti saranno, e meno frequenti saranno e quasi non se ne accorgerà. Vabbè, lo vedi pulito? Sì, assolutamente. Gli episodi di bullismo e di violenza, anche sessuale, del passato sono ancora presenti nella sua No. linea temporale o è rimasto solo il risultato, l'accrescimento? Solo l'informazione, sì, no, non c'è più l'aggancio, non c'è più il ricordo, non c'è più quell'energia lì. No, non c'è più quel sentire lì. È molto distante. Il suo sentire, il suo seguire Q cambierà. Allora, se sì, allora con le condizioni di oggi può continuare a seguirlo in maniera oggettiva, senza farsi trascinare, senza far sì che Q prenda il suo spazio vitale anche lì, no? Quindi non che diventi una cosa esterna a cui appoggiarsi, ma prendere in maniera obiettiva le informazioni, quello che può essere utile e farlo suo, però, ecco. Ok, la compagna è una fiamma. La fiamma. Poteva diventarlo, ma adesso vedo un po' di distanza. È punturinata e quindi no. I due si stanno separando Sì, energeticamente. energeticamente c'è differenza. La figlia come la vedi? La figlia, secondo me, è una perla. Ma se che lo sapevo. Guardarla prima, l'ho vista prima che faceva. Sì. E la figlia è venuta nel cinema e la compagna anche? Sì. Tutte e due? Sì, la compagna c'era, la vedevo molto sofferente perché voleva essere più partecipe, ma non riusciva a livello energetico, veniva portata giù. Ok, come vedi una persona cinivaccata in un cinema? Nostro. Allora, vedo la sagoma. Tipo come sì, la sagoma più o meno un po' in trasparenza e vedo dentro la PS e sempre di più vedo che c'è una parte ancora sana, tra virgolette, di PS e una parte dove ha proprio un confine ed è energeticamente molto sofferente.
dolorante, scura. Lei accetta la Vic in quanto cinivaccata? Cioè, anche se cinivaccata. Vedo, è un po' pesante questa cosa, nel senso che non l'accetta perché se l'accettasse dovrebbe, mi viene proprio da dire così, lasciare il corpo. Quindi non l'accetta, ma né lei né altri. In generale. Perché? Cosa le fa lasciare il corpo? L'informazione? Che hanno fatto la L'informazione. cacata? C'è dicotomia troppa, quindi un po' non ce la fai. Va bene, lui come lo vedi? Ci saluta con una, in eterico con una parola chiave. Aspetta, una parola. Espressione, una frase, Ah, ecco, anche meglio. Nebulizzare con la mia vibrazione. Cioè, come se lui è nel suo campo. Quello che riguarda lui verso il suo benessere e quindi anche intorno a lui nel suo campo mandasse le sue vibrazioni in maniera, no? Leggera, quindi che arrivano le vibrazioni e possono essere sincronizzate con l'esterno, quindi. Va bene, abbiamo finito.